3 cartoni di latte a lunga conservazione su 4 venduti in Italia sarebbero stranieri, mentre la metà delle mozzarelle in vendita sarebbero fatte con latte o addirittura cagliate provenienti dall'estero. Qua migliaia di agricoltori, di allevatori, fermano i camion frigo per trovare quei prodotti che arrivano dall'estero, ma una volta superata la frontiera magicamente diventano italiani. Questa mancanza di attenzione da parte dell'Europa, che come in questi giorni vediamo impegnata su altri fronti, sta smontando, destrutturando quello che è il nostro sistema agroalimentare, con forti impatti anche economici sul nostro territorio dal punto di vista sociale, perché sta provocando anche l'abbandono delle nostre campagne. Siamo qua al Brennero quest'oggi, come 2 anni fa, per salvare l'agricoltura italiana, perché non è possibile che continuino a passare milioni di prodotti, milioni di quintali di latte, milioni di quintali di carne che vanno a inquinare appunto il nostro mercato. Inoltre, passando questa frontiera, magicamente diventano italiani e vengono spacciati come tali, ecco. Anche se questi prodotti non lo sono, ecco. I nostri prodotti made in Italy sono testimoni in tutto il mondo di salubrità, di qualità, e perciò non è giusto che questi prodotti che vengono dall'estero si accolgano questi pregi che non hanno, ecco. Abbiamo trovato diverse cagliate, caseina, polvere di latte, e diciamo che in Italia ogni anno entrano 86 milioni di quintali di equivalente latte che si trasformano in prodotto falso italiano e provocano una concorrenza sleale alle nostre aziende agricole. Negli ultimi anni di crisi sono chiuse 172.000 aziende agricole. Questo è un danno per il territorio, per gli allevatori, ma anche per tutto l'ambiente e soprattutto per i consumatori, perché rischiano di non trovare più prodotto made in Italy. Questo è il motivo per cui la Coldiretti è al Brennero, per dire all'Europa, un'Europa che chiude le frontiere agli immigrati ma le apre alle schifezze. Tra le tante scoperte nei tir, trovata oggi una partita di mozzarelle prodotta in uno stabilimento polacco da una ditta di Bolzano con la scritta in italiano mozzarella fresca, e anche pancette con marchio non identificabile destinate ad un'industria di salumi di Verona. In quest'ultimo caso sono intervenuti i carabinieri del NAS.